Cicerini, eccoci di nuovo qua, ma sto Cicerini da dove è uscito? Mi avete fatto morire. Ecco, iniziamo con la seconda parte. E leggi. Che sta a guardare? Allora, iniziamo. Iniziamo. Natascia Bucci. Ciao Modi, oltre a dirti che sei fantastica, potresti sfatare il panico di alcuni fan che vanno scrivendo che hai discusso con Mirko? Un bacio da Lugano, scusami. Un bacio da Lugano. Discutere con Mirko è impossibile, ci adoriamo a vicenda, quindi sfatiamo tutto. Un bacio. Ok, seconda. Mario Giardina. Modi, ringrazio i tuoi genitori per averti messo al mondo. Sei la più bella creatura che Dio abbia potuto mai creare. Non riesco a non pensare a te. Penso che se ti incontrassi mi verrebbe un colpo dalla forte emozione. Mi frizzerei. Addirittura, è bello. Ho sempre in mente il tuo bel viso dolcissimo e il tuo splendido sorriso. Ma sei ancora convinta di andare a Ibiza con Chicca? Grazie per i complimenti. Sì, assolutamente sì, dove ci stiamo organizzando con Chicca per andare ad Ibiza. Ti mando un bacio. Allora, Fabrizio Mura. Ciao, cosa ti piacerebbe fare dopo il GF? Cinema, musica o continuare con la moda? Allora, per certo mi sto impegnando a studiare, a migliorarmi, voglio diventare un'attrice. E nello stesso tempo, se riuscissi a mettere tutto insieme, musica, moda, spettacolo, perché no? Io ci provo e mi impegnerò a farlo. Ah, Giada Grego. Ciao Modi, sono Giada, ti ricordi di me? La ragazza del The Mod di Legnano, con la giacca gialla, che siamo cadute? Giada, ma certo che mi ricordo, ciao. Non siamo cadute, mi stavi facendo cadere, per fortuna che comunque non è successo niente, io ormai sono un'esperta di cadute. Ti mando un bacio grande grande, ciao Chicca. Questa è bellissima. Allora, Giovanni Frazzesi. Potresti darmi il tuo numero di telefono privato? Solo per te. 3, 2, 9. Freeze! Stop freeze! Mannaggia! Ecco qua. Ci sarà il Raddusa per la festa del grano? Maria la Mastra. Ciao Maria, io spero di esserci, ci sono stata tutti gli anni, per me è un evento importante, comunque fa parte della cultura del mio paese, un po' sappiamo che spiega i particolari, i dettagli di agricoli, del grano che comunque caratterizza Raddusa. Io spero di esserci, farò di tutto per esserci, ecco, ti mando un bacio, ciao Maria. Monica Salzarulo, qual è la cosa o il gesto quotidiano che ti è mancato di più nel CF? Ad esempio, guidare, passeggiare oppure il letto, eccetera, eccetera? Per certo mi è mancato l'affetto dei miei cari e la musica, la musica, la musica, mi mancava sempre. Ciao. Allora, Giuseppe Parisi, ciao Modestina, ho 14 anni e sono un tuo fan da quando ho messo piede nella casa. Volevo chiederti una cosa. Volevo chiederti cosa pensavi quando Vladimir ti ha criticata tante volte? PS, sei bellissima. Grazie. Allora, Vladimir non ha mai avuto un pensiero negativo nei suoi confronti. Le accuse che lei muoveva nei miei confronti, comunque sottolineava il personaggio Modi, ma non ce l'aveva per certo con Modi persona. Quindi niente, ho accettato serenamente, anche perché quando decidi di metterti in gioco devi accogliere sia le critiche che i complimenti. Quindi in quel caso se Vladimir ha ritenuto necessario muovermi una critica, vuol dire che avrà avuto le sue ragioni, quindi parliamo sempre personaggio Grande Fratello Modi e non Modi persona. Quindi questo lo voglio sottolineare. Con Vladimir non ho nulla. Ti mando un bacio, ciao, grazie per il complimento. Nancy Cimiotta, Modestina, quando sei nata? Il 19 giugno, quindi il compleanno si avvicina. Galoppo Simona, secondo te Modestina, dove vedo M è Modestina, sembra, no? Secondo te Mirko meritava di vincere? Allora, Mirko insieme a Chicca sono state le persone a me più vicine, le persone a cui ho sempre voluto bene. Però
Per me averle in finale, ritrovarmi in finale con loro è stato un regalo bellissimo. Quindi sì, è una persona comunque che io adoro, mi trovo bene, sincera, leale, corretta, sì, assolutamente sì. Manuel Famà. Ciao Modi, sono Manuel di Prato, Toscana. Per me sei stata tu il GF, con la tua serietà e semplicità. Volevo chiederti, ma verrai a trovarci a Firenze? PS, sei bellissimo, un bacio. Ciao, grazie per il complimento, ma è la culla dell'arte Firenze, certo che verrò a trovarli. Un abbraccio grande grande. Allora, ecco la domanda, perché volevi andare al Grande Fratello? E ti è chicca, se, ah, tu, vabbè, tu, e tu e chicca siete vera amica? Allora, il Grande Fratello è una vetrina importante, è dove ti puoi mettere in gioco, ti puoi confrontare e comunque puoi far vedere a 360 gradi quella che è la tua persona. Bisogna mettersi in gioco nella vita per realizzare i propri sogni e quindi il Grande Fratello mi ha offerto una visibilità idonea per fare quello che magari ho sempre sognato di fare. Chicca, sì, la nostra amicizia è sincera e ci vogliamo tanto, tanto, tanto bene. Mi sono dimenticato di dire che era di Anna Cristia Giso. Ecco. Ciao Anna, un bacio. Ok, ciao, come ci si sente arrivare al terzo posto e poi essere eliminata? Già è una vittoria arrivare alla fine, comunque i ragazzi che volevano partecipare al Grande Fratello erano più di 35.000, quindi già sono stata una privilegiata ad essere scelta e a poter vivere questa esperienza molto 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 forte. È una bella esperienza e quindi sono felice del mio terzo posto e me lo godo fino all'ultimo. Un bacio, grazie. Adesso finiamo con la seconda parte, mi riposo un pochettino e ritorniamo caffè, per la terza parte. Caffè. Ciao, caffè.